Spesso la gente si chiede come iniziare quando non hai soldi. Ti serve un gruzzoletto per cominciare, no? Quindi, quando non hai soldi, come si fa? Hai bisogno di qualche guadagno per iniziare qualsiasi cosa. Vuoi sviluppare le tue abilità? Vuoi comprare quel libro? Vuoi raggiungere un titolo di studio? Hai bisogno di soldi. Anche solo per sopravvivere, per mangiare, ti servono. Non puoi stare senza far niente, a guardare uno stupido video, a piangere e lamentarti di come puoi fare. Vai a fare qualcosa, trovati un lavoro, non importa cosa sia, serve solo per guadagnare e mettere da parte qualche cosa. Un qualcosa di piccolo, non c'è nulla di sbagliato, anzi, non serve dire «Vedrete, un giorno sarò un imprenditore con i fiocchi, dimostralo adesso». Se non riesci neanche a trovare un lavoretto, seppur piccolo, non sarai mai un imprenditore, e quella è la prima cosa. Poi puoi trovare un'attività secondaria per il tempo libero, a parte, così poi puoi occuparti anche di quello che vuoi. Per ora intanto parliamo di tempo libero. Da una parte c'è il tuo lavoro principale, quello che fai di giorno. Nel tempo libero impari quelle che io chiamo le capacità che pagano. Cominci a guadagnare sempre più soldi quando... Facciamo un esempio. Facciamo l'esempio che tu guadagni $2000 al mese dal tuo lavoro. E intanto, nel tempo libero, stai imparando a sviluppare una di quelle capacità che ti renderanno parecchio. Una qualsiasi che decidi di padroneggiare al meglio. Prima o poi questo talento comincerà a fruttare qualcosa, che potrebbe essere dai 2000 ai 3000 o addirittura ai $4000. Allora sarà il momento di cambiare lavoro, magari di licenziarti e dedicarti a quell'attività in full time. Prova ad accrescerla finché non arrivi a 5000, 6000, 10000 e $15000 al mese. A questo punto stai cominciando ad avere qualcosa in mano, puoi pagare le tasse, puoi concederti qualche sfizio, riesci a prenderti cura della tua famiglia, hai un tetto sulla testa, insomma, hai un buon reddito, stai bene. E da qui, solo se vuoi, puoi farti la domanda sul tuo futuro come proprietario di azienda, oppure se ci sono altre opportunità che vuoi seguire, ma prima devi arrivare a un punto di partenza. Il problema è con alcuni di voi che guardano video su YouTube. Vedete tutte queste persone che parlano di fare soldi, di fare business, e volete essere al loro livello in un attimo, o volete raggiungere un traguardo senza prima passare dai vari step. Ma non è così che funziona, e l'idea di andare pian piano vi spaventa, perché la differenza tra dove siete e dove volete arrivare, beh... Non state facendo un soldo bucato e già volete comprare una Lamborghini. Però purtroppo c'è da partire dal fondo, trovare un lavoro prima. Cerca di arrivare da un punto A a un punto B e solo dopo puoi arrivare a un punto C. Trova qualcosa che già ti renda dai 1000 ai $2000 al mese. Poi attività secondaria, un qualcosa che ti possa rendere tanto in futuro. Passa dai 2, ai 3, ai 4, ai 5, ai $10000 al mese. Arriva ai 100000 l'anno, poi ai $200000 all'anno. E solo quando arrivi a questo livello diverso puoi iniziare a pensare ad aprire un business. Puoi crescere, pubblicizzarti, vendere. Da lì poi puoi espandere il tuo team. E ti avvicini sempre di più, poi cominci a investire e da lì i tuoi soldi cominciano a fare il lavoro per te. Non pensare a queste cose di alto livello quando sei ancora a livello molto basso. Pensa al livello in cui sei adesso e cosa puoi fare per arrivarci. Però, con i social media, il problema è che non si riesce bene a filtrare quello che vedi. Non sai come pensare autonomamente e non conosci i consigli giusti per la tua situazione attuale. Per questo sei confuso, sei sopraffatto dalla confusione di voci che dicono cose diverse e non sai quale sia la cosa giusta per te. Ma te lo dico io, questo è quello che è giusto per la tua situazione attuale. Se stai cominciando da un livello basso o sei lì adesso, ascolta il consiglio per adesso, metti in pratica quello che dico e passa al prossimo, poi a quello successivo e alla fine sei un briciolo di talento e di tenacia. Arriverai a un livello alto un giorno, ma non in un giorno. Quindi non farti fantasie guardando le persone di Instagram, quelle che guidano le macchine, le Lamborghini, le Ferrari, che fanno delle mega vacanze all'estero, nelle mete turistiche e che vivono ville sparse nei luoghi più belli del mondo. Quando tu, al momento, non stai facendo assolutamente niente. Inizia dall'inizio, parti piano e trovati un lavoro. Piccoli passi, piccoli step che ti porteranno più vicini al tuo obiettivo futuro. Ogni mese, ogni anno, ti avvicini sempre di più a quello che vuoi. Fammi sapere cosa ne pensi con un commento qui sotto. Bene, per questo video è tutto. Grazie mille per essere rimasto fino a qui. Lascia un mi piace se hai gradito e facci sapere tu cosa ne pensi nei commenti. Non dimenticare di dare un'occhiata alla descrizione di questo video per trovare tutti i nostri link più utili, incluso il nostro sito ufficiale con moltissime risorse utili alla tua formazione. Ricorda, il successo non è cosa ottieni, ma ciò che diventi. Ti aspettiamo al prossimo video. A presto!